Siamo in piazza, italiani, immigrati, donne, uomini, che siamo in solidarietà col popolo e governo venezuelano. Vogliono entrare a fare la guerra perché vogliono il petrolio del Venezuela. Succede che siamo di fronte a un attacco a 360 gradi contro il mondo. Cioè, una volta gli Stati Uniti si concentravano su un obiettivo alla volta, stavolta stanno allargando i loro interventi proprio a 360 gradi, e il Venezuela naturalmente è da questo lato dell'emisfero il punto cardinale, l'obiettivo principale, come la Siria lo è dall'altro lato del pianeta. Per fortuna l'OSA, l'Organizzazione degli Stati Americani dominata dagli Stati Uniti, non è riuscita a far passare l'attacco militare, che sarebbe stato reso possibile da una sospensione che si andava cercando del Venezuela proprio dall'organizzazione. Questo non ha funzionato, quindi guadagniamo un po' di tempo. Comunque l'attacco è concentrico, usa le quinte colonne interne col sabotaggio e con ogni genere di violenza che si sta di nuovo sviluppando come 2 anni fa, e poi con le minacce esterne, le incredibili dichiarazioni di Obama, no? Premio Nobel della Pace, che definisce il Venezuela è una minaccia immediata e pericolosissima agli Stati Uniti, cioè veramente è il rovesciamento della realtà. Credo che in questo momento la bilancia sia abbastanza equilibrata tra forze di resistenza e forze di controffensiva imperialista. Bisogna vedere nei prossimi mesi. Il punto sta nella capacità delle masse che hanno conosciuto questa evoluzione progressista, di liberatoria, di emancipazione, eccetera, di farsene carico, al di là della capacità dei governi, istituzioni di opporsi, eccetera, ma prendono in mano il vessillo della resistenza. Il popolo venezuelano sa che cosa sta e che cosa è in gioco, che cosa sta perdendo. Ha il confronto con altri paesi latinoamericani che sono caduti nella trappola, che si sono assoggettati, eccetera, e vede qual è la differenza tra la sua condizione e quella degli altri paesi. Di conseguenza credo, spero in una forte resistenza, ma ci vuole una solidarietà internazionale che smantelli soprattutto la campagna mediatica di bugie e di calunnie.